popolo, voci di popolo, già a me arriva dall'orecchio che magari c'è qualcuno che potrebbe essere il premier. Allora, il problema è questo. Quindi sostanzialmente dico, è prevista qualcosa o sono solo... Allora, intanto l'associazione a cui ti riferisci è stata creata a sostegno di una convenzione con Down Aventus, dove il Comune di Troia si è impegnato a mettere a disposizione l'ufficio turistico come supporto alle attività del Museo del Tesoro. Per cui di fatto non è stato fatto nessun affidamento né a te né a chiunque. No, lo dico perché è la verità. Abbiamo semplicemente fatto in quel momento storico che si inaugurava il Museo del Tesoro, diciamo, creato le premesse perché in convenzione con la diocesi quantomeno insomma avevamo un punto di riferimento. Tutto il resto sapete benissimo, non abbiamo di fatto un servizio turistico all'altezza insomma della situazione. Da qui l'esigenza, oltre che l'ufficio turistico, cineteatro, piuttosto che il camper surf, ma proprio la mancanza di un servizio dove qualcuno che arrivi possa rivolgersi e avere tutte le informazioni che afferiscono a quel settore, è una necessità che oggi si avverte e si avverte con forza. Per cui da questo partirà un bando pubblico, però mi piace quando usi un termine insomma un po' più di chiarezza, però nello stesso tempo di cima celle sulle nucchie, perché quando si fa un bando pubblico possono partecipare chiunque. E non si può impedire certo uno di Foggia, di Castelluccio o di Roma di partecipare. Allora il concetto della chiarezza e della trasparenza non lo dobbiamo considerare solo quando ci conviene. Vabbè, però raduni insieme, quello che si vuole fare no, si fa. No, sto pregiudizio ve lo dovete togliere dalla testa, perché nel momento in cui si fa un bando è una, come si dice, nessuna norma ti garantisce per dire lo affido solamente ai troiani. Interrompo, posso? Tu sai meglio di me che fino a certi limiti si può fare l'affido diretto. Allora, io posso anche coinvolgere le persone del territorio che vogliono fare quella cosa e dire tu ti gestisci questo, questo e tu questo, e li affidi. E non è più chiarezza. E no, è chiarezza, perché? No, perché ci accordiamo. Vabbè, ma a questo punto io preferisco che una persona di Troia che è del posto e capisce e conosce le esigenze, perché magari... Angelo, scusami. Sì. La chiarezza, la trasparenza è un principio che si applica sempre. Non lo possiamo applicare a piacimento. Allora se tu mi dici io voglio pari opportunità, chiarezza per tutti quanti, va bene. Sì. Però poi non mi si può dire limitiamolo a... perché quella non è più trasparenza. Non so se però neanche è bello dire siamo trasparenti e poi cuciamo magari in banco. Quello è un altro discorso, perché io nel momento in cui dico voglio il servizio turistico composto A, B, C e D, se tu hai quelle capacità, quei requisiti, nessuno ti impedisce di partecipare. Cucirlo addosso è anche un discorso di vedere rispetto a quelle che sono le mie scelte. Cioè la politica, se si limita all'indirizzo, va bene. Io posso anche chiedere un vestito che abbia 10 colori, se tu sei capace di farlo, fallo. Non so se mi spiego, perché tanto non potrò mai chiedere cose improponibili. Comunque, quindi questo mi fa capire che ci sta la voglia di fare, in questo senso qui, un discorso... Di fare un discorso aperto a tutti, perché noi, è vero, io devo fare un discorso così di... mi piacerebbe che fossero ragazzi del posto, conoscono il territorio, ma se proprio, insomma, contribuisco a far crescere i nostri, però fin dove lo posso fare, fin quando lo posso fare, però poi molte volte insomma riempirsi la bocca con paroloni che hanno un peso e poi nello stesso tempo, io non so come spiegarlo, però francamente Troia è un paese un po' particolare, credo, almeno lo conosco bene, qui se chiedi a ognuno, insomma, come vorresti amministratore? Lo vorrei attento, lo vorrei disponibile, lo vorrei onesto, lo vorrei... Però poi, oh senti, io ho bisogno di fare quella cosa, non si può fare, vedevo come va fuori tronco. No, Renato, non si tratta, aspetta. No, faccio un discorso. Perché io ti ho detto, no. Quando feci io la richiesta personalmente di farlo in maniera gratuita, non l'ho ottenuto. Sul discorso delle capacità e competenze penso di avere almeno i documenti in regola per poter operare. Io non entro nel merito. È chiaro che se mi viene un Bertigliacci io non posso competere. Io non entro nel merito.
ufficio. Insomma, dobbiamo essere anche un po' tutti quanti attenti a quello che diciamo, a quello che vogliamo, perché nel momento in cui ci vogliamo mettere in gioco, ci mettiamo in gioco. E io vi posso dire che sarei il più contento se avessi risorse del posto, ragazzi del posto, che potessero anche pensare di crearsi il loro lavoro qui e che sicuramente oltre alle capacità ci metterebbero qualcosa che gli altri purtroppo non possono, che è la passione, l'attaccamento per il proprio paese. Quindi laddove mi viene data la possibilità, io lo farò, cercherò di avere, come dire, però è un discorso che va sempre contenuto entro certi limiti. Tu poi sai benissimo, nel momento in cui ci si fa, come dire, ci si presenta richiedendo determinate cose, c'è gente che è capace, che insomma potrebbe farle, ma c'è gente che non ha queste capacità e che alla fine per difendersi, non avendo nulla da vendere, critica poi chi in quel momento svolge quell'attività. Io dico limitiamoci a fare le cose nell'interesse insomma di tirare fuori il massimo per il nostro paese, perché se c'è gente capace del posto, ma perché cercare fuori? Infatti comunque perché di lavorare c'è, cioè, il lavoro è tutto da fare adesso. Bisogna da una guida da nuova, zero, da bisogna zero. Offrire perché mancano gli agriturismi, mancano i punti da vedere. Da zero. Tradotte lingue, quindi poi i settori sono tanti, per questo dico non è che è pensabile gestirla in maniera. Quindi la mia risposta è bene un discorso del genere, tanto meglio se avessimo la possibilità. Però io non mi vorrei trovare di fronte al fatto compiuto perché poi non ho saputo, magari ecco, in questo dicevo il comune dovrebbe. No, non sbaglierà le quattro, però almeno tra di noi. Ma garantiremo sicuramente opportunità per tutti, questo è sicuro. Non ci sono, come dire. Assessore, vorrei chiedere una cosa, per quanto riguarda i lavori al cinema che avete fatto, sarà San Francesco, mi sembra la penna quasi ultima, che ne pensate di fare l'inaugurazione, quando è possibile? Diciamo, allora, l'inaugurazione non l'abbiamo presa in considerazione come data perché non sapevamo di fatto quando terminavano i lavori, quindi ci sono ancora delle cose da mettere a posto. Appena avremo, come dire, dei tempi certi sulla fine dei lavori, potremo pensare a un'inaugurazione. Noi ci proviamo, insomma, almeno crediamo tra il mese di agosto e il mese di settembre massimo di poter effettuare ufficialmente l'inaugurazione e anche lì creare una serie di attività. Abbiamo pensato di dare spazio un po' a tutte le nostre, come dire, risorse del posto, quindi le compagnie teatrali, insomma chiunque del posto voleva utilizzare quello spazio per poterci utilizzare, per poi passare a una fase di calendari, di programmazione.